qua. Allora, intanto mi presento, io sono il professore Luca Bini, sono il direttore del Dipartimento di Scienze della Vita. In realtà sono qui per darvi il benvenuto a questo pomeriggio, che stamane ormai abbiamo già fatto, di orientamento riservato a voi studenti delle scuole superiori, degli ultimi anni delle scuole superiori, per cercare di darvi un indirizzo o almeno un'idea di quello che potrebbe essere il vostro futuro a livello universitario. Come ho già detto questa mattina, e lo ripeto brevemente anche a voi, mi raccomando, gli anni dell'università sono anni importanti per la vostra formazione e per scegliere quello che farete da grandi, così si dice. Quindi andate dietro ai vostri sogni, alle vostre aspettative. Ascoltate pure i consigli di chi vi sta intorno, ma alla fine scegliete voi. Perché sarete voi che dovrete poi affrontare per buona parte della vostra vita un certo percorso che sarà quello che avete scelto anche a livello universitario. Quindi è tutto nelle vostre mani in realtà. Quindi scegliete. E questo è un momento per poter avere una piccola idea di quello che succede, in questo caso, nel Dipartimento di Scienze della Vita. Le scienze della vita, tra l'altro, sono un argomento molto alla moda, e Siena, è un distretto di scienze della vita molto in voga a livello anche italiano e anche a livello internazionale. Sembrerebbe quasi che probabilmente costruiscano un nuovo tecnopolo sulle scienze della vita proprio qui a Siena. Quindi, oltre ad avere poi, come sapete bene, l'industria GSK e chiaramente dà un grosso impulso in questo senso, ma abbiamo anche la Toscana Life Science e altre varie industrie sempre nel campo delle scienze della vita. Quindi ecco, questo è un processo importante per Siena e quindi l'Università di Siena partecipa attivamente a questo processo con la parte formativa. Il nostro dipartimento gestisce diversi corsi di laurea, tra cui poi i docenti vi illustreranno chiaramente i percorsi formativi e che cosa possiamo offrirvi, ma vado a sintetizzare brevemente. Un corso di laurea triennale che sono le scienze biologiche, un corso di laurea ad indirizzo, ad orientamento professionale che è l'agribusiness, e poi gestisce due lauree magistrali, la laurea magistrale in biologia e una laurea interamente in inglese, sempre una laurea magistrale, Biodiversity, Conservation and Environmental Quality. Il dipartimento però è anche in cogestione con altri dipartimenti per altri corsi di laurea. Abbiamo un'altra laurea triennale che il Dipartimento cogestisce, che è la laurea in Scienze Ambientali e Naturali, e un'altra laurea magistrale, che è quella in Biologia Sanitaria. Ora, noi ci concentreremo solo su quello che gestiamo direttamente noi nel nostro percorso, però sappiate che attraverso il nostro Dipartimento molti docenti insegnano anche in queste altre lauree. Allora, io non voglio rubare altro tempo. Quindi lascio la parola alla delegata dell'orientamento e tutorato, la professoressa Marchini, che vi introduce nel pomeriggio. Grazie al direttore del Dipartimento per questa introduzione. Come ha detto il direttore, io sono la delegata all'orientamento, qui presente in aula anche il mio collega del tutorato, il professor Paolo Fanciulli. Vi accogliamo e vi diamo il benvenuto a questa giornata, questo pomeriggio di presentazione dei corsi di studio, ma non solo di presentazione dei corsi di studio, ma anche di testimonianza da parte di
delle tutor del nostro dipartimento sulle attività di ricerca che si svolgono in vari laboratori. Infatti era tradizione in questa giornata portare gli studenti a turni a visitare il dipartimento, i laboratori del dipartimento e a fare anche delle piccole attività di stage. Però con il Covid capite bene che non abbiamo potuto organizzare una turnazione che fosse in sicurezza e quindi le nostre tutor sono state bravissime perché hanno filmato le attività, vi faranno vedere appunto quello che si può svolgere nel nostro dipartimento. Quindi Scienze della Vita a tutto tondo e potrete vedere che non c'è solo la biologia in ambito biomedico, ma c'è anche una biologia più in ambito ambientale, naturalistico, eccetera. Quindi avremo poi, anzi, prima delle tutor, come scaletta, ci sarà la presentazione degli sbocchi lavorativi. Voi siete ancora alle scuole superiori, quindi magari vi potrebbe sembrare una cosa lontana, non pensare subito al lavoro, state ancora facendo la scuola. In realtà è molto importante che quando uno sceglie un percorso di studi abbia ben chiaro quello che può essere anche il percorso lavorativo, perché poi quello che si studia, lo studente si deve cercare di proiettarsi in quello che vuole fare davvero nella vita. Quindi lo studio è piacevole, ma sicuramente qualche difficoltà c'è. Quindi se uno è proiettato in un'attività lavorativa che piace, sicuramente supererà tutto molto più facilmente. Ma noi cercheremo di spianarvi la strada il più possibile nel vostro percorso. Vi spiegheranno i miei colleghi, i presidenti dei corsi di laurea triennale e magistrale, i nostri studenti. Ci sono tante facilitazioni per gli studenti, i tutor che sono proprio a disposizione, sono una figura intermedia fra il docente e lo studente, perché sono studenti che o fanno la magistrale o stanno facendo il dottorato, quindi sono vicini come età a voi e quindi vi conducono in un percorso, diciamo, agevolato. Ci sono, dal punto di vista di tutorato, anche c'è la possibilità di fare dei corsi di allineamento prima di iniziare i corsi di studio in materie magari che possono sembrare più complesse come la matematica o la chimica. Quindi si inizia già con qualcosa che vi può spianare proprio la strada in questo percorso di studi. Corsi di recupero, quindi noi vi accompagniamo in tutto il vostro percorso di studi. Ci sono studenti tutor, ci sono docenti tutor. Quindi tranquilli che l'Università di Siena mette a disposizione tutti questi servizi e il nostro dipartimento sicuramente prende atto di queste agevolazioni e vi guida, sta insieme a voi, vi porta, speriamo, ad una laurea nei tempi previsti dal percorso di studio. La scaletta della giornata prevede l'intervento nell'ordine della professoressa Sandra Donnini per la presentazione del corso di laurea triennale in scienze biologiche, la presentazione del corso di laurea professionalizzante in agribusiness invece a cura del professor Massimo Nepi, la presentazione invece delle lauree magistrali, laurea magistrale in biologia sarà da parte del professor Antonio Carapelli, poi abbiamo una laurea in lingua inglese, la Biodiversity Conservation Environmental Quality a cura della professoressa Lucia Morbidelli. I percorsi lavorativi, quindi gli sbocchi lavorativi, saranno presentati dalla professoressa Simona Saponara. Poi avremo un intervento di una ex studentessa di scienze biologiche
a Siena, che adesso si trova, dopo vari percorsi all'estero, si trova attualmente a Dresda, sta facendo ricerca a Dresda, e ci sarà anche un intervento di una ex studentessa di agribusiness che sta lavorando, la dottoressa Chiara Mariotti, e interventi, come vi dicevo prima, delle nostre tutor. In ultimo, ma non per importanza, la dottoressa Sabrina Borgheresi dell'Ufficio Studenti Didattica del nostro Dipartimento vi spiegherà come le modalità di iscrizione, come iscrivervi, come rapportarvi con l'istituzione dal punto di vista più tecnico, quindi come superare tutte le varie modalità di tipo amministrativo, eventuali problemi di tipo amministrativo che potrete incontrare nel vostro percorso. Quindi siete agevolati anche dal punto di vista, sarete aiutati sicuramente anche da questo punto di vista. Non vi rubo altro tempo e do la parola alla professoressa Sandra Donnini. Grazie. Buongiorno di nuovo per i colleghi e buongiorno a voi, la prima volta perché ci si vede adesso. Sono anche più agevolata nella presentazione perché mi hanno già messo addirittura le slide. La prima slide la faccio entrare tutte le cose insieme perché in realtà non parla di scienze biologiche, ma parla un po' di quella che è l'organizzazione della struttura universitaria. Molti di voi sicuramente comunque la sapranno, no? La conosceranno, così in maniera semplicistica si può accedere dopo il diploma delle scuole superiori alle lauree triennali. Io vi presento Scienze Biologiche, che è una laurea triennale, la quale, al termine della quale voi avrete conseguito 180 crediti formativi universitari. E poi vi spiego in cosa consistono e cosa sono. Volendo, al termine della triennale potreste fare un master di primo livello, sulla base di quelli che sono di quelli che sono i vostri interessi, oppure decidere di procedere con una laurea magistrale. Le lauree magistrali sono lauree di 2 anni, al termine delle quali voi di nuovo avrete conseguito 120 crediti formativi e alla fine di queste, volendo, potete fare un master di secondo livello oppure addirittura procedere con un dottorato di ricerca o una scuola di specializzazione. Qui accanto vi ho messo quelli che sono, diciamo così, i livelli europei di formazione, per cui una laurea triennale equivale a un livello sesto, una laurea magistrale a un livello settimo e poi se fate anche il dottorato e la scuola di specializzazione, quindi raggiungete un livello ottavo di formazione o di qualificazione, che è il livello più alto. Questo è un po' come il percorso, diciamo così, della struttura universitaria. Io mi focalizzo sulle lauree in scienze biologiche. Che si vedeva? Si vedeva e mi dava fastidio. Ok, sulle lauree appunto in scienze biologiche. Prima di tutto, prima di iniziare a parlarvi in realtà delle scienze biologiche, perché scegliere l'Università di Siena? Molti di voi probabilmente sono senesi e quindi la risposta è perché vivo qui e per me è molto più semplice iscrivermi all'Università di Siena. Io non sono senese, per cui insomma non c'è nessun conflitto di interessi, ma vi posso dire che io sceglierei Siena perché è veramente una bellissima città, ma non solo. Siena, almeno per quel che riguarda l'università, okay? Siena è un ateneo statale medio, di media grandezza. Medio significa semplicemente il numero degli iscritti si aggira, non supera i 10.000. Okay? Bene, fra gli atenei medi, Siena, secondo le classifiche del Censis, delle università italiane, nel 2021 era al terzo posto. Secondo questa classifica, nel 21-22, tra gli atenei statali, addirittura al secondo posto. Perché Siena è al secondo posto? Quindi scegliere Siena perché è una bella città, scegliere Siena perché come ateneo, ok?
si classifica molto bene fra quelli medi. Si classifica bene per tanti motivi, sono tanti fattori che vengono presi in considerazione nel punteggio finale che avete visto e che ci classifica al secondo posto. Fra i fattori, i servizi, tra cui per esempio quest'anno la grande sfida della digitalizzazione, quindi l'e-learning, la possibilità di seguire le lezioni da casa, online, le strutture, piuttosto che l'internazionalizzazione. Quindi tanti fattori che ci permettono di classificarci molto bene all'interno di questa classifica. Perché poi scegliere, si parla di scienze biologiche, e quindi il mio auspicio è che fra voi ci siano delle future matricole al corso di laurea in scienze biologiche. Quindi perché scegliere scienze biologiche? Scienze biologiche. Qui in questo caso di nuovo ci si riferisce al Censis, quindi praticamente a questa classifica delle università italiane, in particolare punteggio generale per le triennali di area scientifica, per cui si tiene in considerazione per esempio il corso di laurea nelle biotecnologie, ma anche, vedete, scienze biologiche, scienze e tecnologie chimiche e via dicendo. Bene, considerando il profilo le aree scientifiche, quindi i corsi di laurea di questa natura. Bene, Siena si posiziona, vedete, nella classifica, diciamo così, ad un livello medio-alto. Siamo sedicesimi su 40 e in Toscana siamo i primi, prima di Firenze e prima di Pisa. Quindi se uno fa una ricerca, e quindi è interessato a fare le scienze biologiche, l'Ateneo Senese si posiziona molto bene per i servizi che vi offre, per le strutture che vi offre, e il corso di scienze biologiche ha un ottimo profilo, no? Se dovessimo confrontarlo rispetto al corso di scienze biologiche delle altre università. Di nuovo, sono tanti i fattori che vengono presi in considerazione, poi me ne parleranno più ampiamente anche i miei colleghi. Io qui ho evidenziato alcuni aspetti dei fattori che sono stati considerati nell'andare poi a fare quella classifica che vi ho fatto vedere. Per esempio, le lezioni frontali che sono accompagnate da laboratori e visite sul campo. Già dal primo anno vi farò vedere velocemente il piano di studi. Voi avrete la possibilità di accedere ai laboratori, di fare laboratori ed esercitazioni sul campo. E sono numerose queste attività. La possibilità di fare stage e tirocini in università, ma anche in laboratori esterni, privati oppure in imprese che sono convenzionate con l'università. La stretta connessione con il mondo del lavoro, in Siena, ve ne parlava prima il nostro direttore di dipartimento, è un per le scienze della vita, Siena stessa è molto attrattiva, ci sono tutta una serie di iniziative che si stanno creando, si stanno evolvendo e l'università è strettamente connessa all'interno di queste iniziative. E la possibilità di fare anche scambi Erasmus, quindi collaborazioni internazionali che io vi sollecito realmente a fare perché sono molto importanti per la vostra formazione, come esperienza di vita, oltre che chiaramente per arricchire il vostro bagaglio di conoscenze. Come ho organizzato il corso di scienze biologiche? Sarò breve perché altrimenti poi uno ci si addormenta realmente, ma sono certa che voi abbiate le competenze per poter accedere attraverso il sito web del corso, e qui ho riportato il sito, ma è molto friendly, cioè nel senso basta anche semplicemente andare a mettere corso di scienze biologiche UniSì, cioè Università di Siena, accedete al sito web. E cliccando sulle varie finestre avete la possibilità di vedere come è organizzato, cosa si studia. Vedete, c'è proprio la dicitura cosa si studia, per cui c'è tutto un percorso molto carino e bellino che io non vi ho portato, ma insomma sono certa voi abbiate le competenze e le abilità per poter andare a vederlo e dargli un'occhiata. Io vi ho portato in breve un po' come è organizzato ad oggi il piano di studi. E già vedete che ci sono numerose, questo è il primo anno, numerosissime attività di laboratorio. Ogni esame, ogni insegnamento, ogni attività formativa, oltre ad avere, far parte di un settore scientifico disciplinare, ma insomma questo per voi è relativamente importante, vi permette di acquisire un certo numero di CFU, per arrivare ai famosi 180, alla fine CFU che fanno parte di una triennale, che una triennale vi conferisce. Ogni CFU equivale a un tot numero di ore, per cui
come vedete, per esempio, istituzioni di matematica e fondamenti di biostatistica, 9 CFU che equivalgono a 64 ore di didattica frontale e 12 ore di laboratorio, eccetera, e via dicendo. E già vedete che ci sono esami di base importanti, come proprio la matematica e la biostatistica, come la chimica generale di un organico, i principi di chimica organica caratterizzanti per questo corso, come la citologia e l'istologia, un esame bellissimo, la zoologia, la genetica, la biologia vegetale, per cui già dal primo anno avete l'opportunità di andare a studiare la biologia di organismi animali, di organismi vegetali, di conoscerne la funzione, di conoscerne la morfologia, di conoscerle, approfondire la struttura cellulare, molecolare, no? di questi organismi. Quindi entrare nel contesto e avere già anche gli strumenti per andare a quantificare questi aspetti biologici dei vari aspetti, insomma, di vostro interesse. Secondo anno, di nuovo, esami importanti di base, la chimica biologica piuttosto che la fisica, ma anche la biologia dello sviluppo, la biologia evolutiva e anatomia comparata dei vertebrati, un esame bellissimo che vi permette di mettere a confronto appunto vari organismi animali, la biologia molecolare, per cui si entra nei termini proprio della struttura cellulare e molecolare degli organismi, sia animali che vegetali, la fisiologia e la biochimica vegetale, la fisiologia generale dei sistemi, l'ecologia, eccetera, eccetera. La cosa interessante è che poi arrivate al terzo anno e ci sono degli esami di base, la biologia dei microorganismi, igiene generale, prevenzione e sicurezza, e poi avete l'opportunità di costruire il vostro curriculum sulla base di quelle che sono le vostre esigenze, di quelle che è la vostra personalità, a seconda di quello che voi volete fare, volete studiare, di quello che è il vostro sogno, il vostro desiderio per il più due eventualmente, cioè per la magistrale, perché no? Per cui avete l'opportunità di scegliere, per esempio, da questa lista che non è neanche esaustiva, 12 CFU e poi addirittura altri 18, i cosiddetti crediti a scelta dello studente. Quindi in totale farvi il vostro curriculum sulla base proprio di quelle che sono le vostre, il vostro desiderata, per scegliere poi una magistrale che vi appartenga, vi dia la vostra professione, la vostra fisionomia, vi sia cucita addosso. 12 CFU che corrispondono a 300 ore di tirocinio o stage da fare all'interno di cosa? Per esempio dei nostri laboratori all'interno dell'università, ma non solo, cioè come vi ho detto l'opportunità di lavorare anche in laboratori convenzionati di imprese o privati, perché no? Ed infine chiaramente la prova finale, l'elaborato finale per arrivare ad il grande giorno del graduation day, come ho detto stamani ai vostri colleghi, purtroppo queste sono foto che risalgono al 18-19, perché negli ultimi anni il Covid ci ha portato via l'opportunità di festeggiare tutti insieme, ma torneremo a festeggiare tutti insieme e quindi avrete l'opportunità di partecipare a questa bellissima giornata di festa che vi vede quindi biologi. Quali sono le competenze che acquisirete? Tante, quindi io non di nuovo qui, poi se no diventa noioso, no? Avrete tante persone qui che devono parlare dopo di me, lascio spazio. Sicuramente conoscenza della biologia dei microorganismi, avete visto anche uno degli esami del corso di studio, degli organismi animali e vegetali, poterne valutare gli aspetti morfologico-funzionali fino ad arrivare agli aspetti proprio biochimici, del loro metabolismo, di come funzionano. Stamattina ci parlava una collega che fa parte del comitato per la didattica dell'importanza delle proteine, per esempio, ora senza entrare troppo nei termini, ma insomma riuscirete ad apprezzare la struttura, la morfologia, la funzione fino alla cellula di queste del microorganismo, degli organismi animali e vegetali, quindi di vari aspetti della biologia. Visione dei vari regni, evoluzionistica dei regni, meccanismi generali dell'ereditarietà, quanto è importante conoscere tutti questi aspetti, oltre a quelli della riproduzione, lo sviluppo dei vari organismi, aspetti ecologico-ambientali degli ecosistemi, si parla tanto, no? Di ecosistema, si parla sostenibilità ambientale, si parla della conservazione degli ecosistemi, eccetera, eccetera. L'importanza poi di poter analizzare attraverso, ve ne ho già parlato, questi studi
queste attività come la matematica, la fisica, la statistica e l'informatica, attività formative, volevo dire, o questi insegnamenti, conoscere il metodo scientifico attraverso il quale vedere la realtà che vi circonda e poi avere anche gli strumenti per quantificare questa realtà che andrete a conoscere. Come si accede al corso? Il corso è un accesso libero, nel senso che non c'è non c'è, scusatemi, un test di accesso. Okay? Chiaramente ha un numero programmato, cioè nel senso che prima arriva, prima alloggia, fino ad un numero tot che è sostenibile per il nostro corso di studi. Ma non c'è un test di accesso. Si fa tutto online, ma ve lo spiegherà meglio la nostra responsabile dell'ufficio per studenti e didattica, la dottoressa Borgheresi, la quale appunto vi dirà come in maniera online si accede alla pre-immatricolazione e poi all'immatricolazione. Ma la cosa importante è che non ci sono dei test di accesso. Quello che c'è invece, però anche di questo poi ve ne parla meglio la collega, è una verifica delle conoscenze di base che viene erogata da un consorzio interuniversitario e si chiama per le scienze biologiche il TOLC-B, che consiste in 80 quesiti, vedete suddivisi nelle varie aree. A cosa serve? Non ad accedere, ripeto, ad scienze biologiche, serve a voi per autovalutarvi. Per capire più o meno se avete delle carenze in alcune di queste aree, per esempio la matematica di base, la biologia, la fisica, la chimica, e serve a noi eventualmente per potervi costruire ad hoc dei corsi di azzeramento o dei corsi, insomma, che vi permettino di ricoprire queste lacune, di superare quindi poi con successo questi compiti o questi insegnamenti che ci sono già al primo anno, come appunto la matematica e la chimica, come ve ne parlava la mia collega, la Daniela Marchini. Poi che cosa si può fare? Poi volendo, se uno lo desidera, appunto fa la magistrale. E il nostro dipartimento offre questi due corsi di studio, la magistrale in biologia e la Biodiversity Conservation and Environmental Quality. Ma chiaramente molti dei nostri docenti poi sono coinvolti, per esempio, anche nella magistrale, come vi diceva il nostro direttore di dipartimento, il professor Bini, della biologia sanitaria, e l'Ateneo offre numerose altre magistrali, e comunque con le scienze biologiche, che sapete, avete conoscenze di base per poter accedere ad numerosi tipi di magistrali. Quindi io quello che finisco con questa, che è un po' un aforisma, voi puntate ragazzi sulla vostra istruzione perché è molto importante, attraverso l'istruzione vedete un'arma molto potente con la quale potete cambiare il mondo. Noi puntiamo su di voi e siamo pronti ad accogliervi chiaramente. Bene, grazie ragazzi. Adesso io non credo che ci siano domande perché tanto siamo sempre un po'. Se poi ci sono, sono molto contenta, però in genere, insomma, c'è sempre un po' di titubanza a fare le domande. Noi siamo a vostra disposizione non solamente oggi, ma anche successivamente per rispondere a quesiti o per rispondere ad curiosità. E quindi io lascerei, se siete d'accordo, Daniela, la parola direttamente al collega, al professor Nepi, che vi parla dell'altro corso di laurea di Agribusiness. Ok, allora metto schermo intero. Eccoci qua. Allora, buonasera a tutti. Sono Massimo Nefi, professor Massimo Nefi, sono coordinatore di questo corso un po' particolare che si chiama Agribusiness e sono anche il docente di biologia vegetale, una materia, avete visto, anche in scienze biologiche che rientra anche nel piano di studio, come vedrete, di Agribusiness.
Allora, agribusiness, lo dice il nome stesso di cosa si tratta di una laurea triennale che ha a che fare con, diciamo, gli aspetti tecnici che derivano, diciamo, dalla biologia, dalla chimica, dall'agraria, ma anche gli aspetti economici di gestione delle imprese agricole. Quindi è un corso di laurea estremamente multidisciplinare, come vi renderete conto, ma soprattutto è un corso di laurea ad orientamento professionale. È un corso di laurea ad orientamento professionale. La classe di laurea vi dirà poco, ma è questa classe LP02 delle professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali. Scusatemi, dal prossimo anno accademico, che sarà il 22-23, questo corso sarà un corso interuniversitario, perché è svolto in collaborazione tra l'Università di Siena e l'Università di Pisa, che hanno ottima e lunga storia per quanto riguarda il settore di agraria. Allora, innanzitutto, vi dico qualche cosa per farvi capire il carattere particolare di questo percorso di studi, che, come vi ho detto, è un percorso di studi, una laurea di orientamento professionale. Ma cosa vuol dire laurea di orientamento professionale? Ritornando un po' indietro nella storia di queste lauree, sono lauree molto giovani, in realtà sono state, diciamo, programmate per la prima volta, iniziate a programmare, ad essere programmate nel 2017, allorquando vennero istituite in Straffedeli, che tutti ci ricordiamo, insomma, per la sua curiosa capigliatura rossa, e nell'ottica del ministro, queste lauree ad orientamento professionale dovevano consentire ai laureati di avere una rapida qualificazione professionale e quindi una maggiore possibilità di accesso diretto al mondo del lavoro. Noi abbiamo istituito la nostra laurea agribusiness nel 2018, siamo nel partito nel 2018, poi un corso di laurea su cui abbiamo lavorato molto per adeguarlo ai vari cambiamenti che ci imponeva il ministro ovviamente dell'università nel tempo, fino ad arrivare all'agosto 2020, in cui sono state istituite le nuove lauree professionalizzanti, e quindi abbiamo lavorato per poter attivare la nostra laurea nel 21-22 all'interno della classe LP02. E poi, come vi ho detto, dall'anno prossimo abbiamo di nuovo lavorato ancora per trasformarla l'anno prossimo in un corso interateneo con l'Università di Pisa. Quindi lauree, percorsi che assicurano una qualificazione professionale, alta qualificazione professionale, che consente, nella prospettiva di quando sono state istituite, un rapido inserimento nel mondo del lavoro. E questi corsi, proprio perché sono concepiti così, si discostano dal percorso classico che vi ha fatto vedere la collega professoressa Donnini, no? Del 3 più 2, laurea triennale, poi di solito si sceglie una laurea magistrale. Ecco, queste lauree non sono state designate per questo percorso, sono state designate per indirizzare verso il mondo del lavoro. Okay. Quindi poi non è detto che uno proprio non lo possa fare, se fortissimamente lo vuole, può continuare anche ad una magistrale, come qualcuno degli studenti agribusiness hanno fatto, ma dei laureati agribusiness hanno fatto, ma sono disegnate per un altro scopo. E questo scopo come si ottiene? Si ottiene perché in questo tipologia di lauree, le lauree professionalizzanti, sono fortemente coinvolte le aziende, le imprese, le associazioni, gli enti operanti nel settore agroalimentare, fortemente coinvolti sia in fase di progettazione, sia in fase di erogazione degli insegnamenti e del corso, e ovviamente in fase, come vedrete, sono coinvolte soprattutto durante i tirocini che caratterizzano questi corsi di laurea. Sono
sono caratterizzati da una consistente attività di tirocinio in azienda, enti, associazioni sempre operanti nel settore e anche una grande quantità di attività laboratoriali. Non sono laboratori legati ai singoli corsi, come avete visto per le scienze biologiche, ma sono attività laboratoriali, diciamo, trasversali. Poi ne vedremo qualcosa. Tanto per darvi un'idea, ve lo mostrerò nelle prossime diapositive, ma ve l'anticipo, questa consistente, quando parlo di consistente attività di tirocini e laboratori, vi parlo di 48 CFU di tirocini, prima la collega Donnini ha parlato di 12 CFU per quanto riguarda i tirocini delle scienze biologiche, qui siamo a 4 volte tanto, e 48 CFU di laboratori che sono quindi più della metà dei 180 CFU che compongono il corso. Quindi tutto sommato qui abbiamo un ridotto numero di esami, poi vi farò di insegnamenti in aula ed esami, poi vi farò vedere, sono 13, ma una consistente attività di tirocinio e di laboratori. Ora, perché scegliere Agribusiness a Siena? La collega appunto vi ha fatto vedere perché scegliere scienze biologiche qui a Siena. Perché scegliere Agribusiness a Siena? Perché in realtà è l'unico corso in Italia, tra le nuove tipologie di laurea professionalizzante, non intendo per quanto riguarda altre tipologie di laurea, ma per quanto riguarda le lauree professionalizzanti, è l'unico corso in Italia che affronta questo argomento, cioè l'argomento dell'agri. Dell'agribusiness, legato quindi al discorso del comparto agroalimentare. Quando parliamo di agroalimentare, qui in provincia di Siena, ma la Toscana e più in generale l'Italia, rappresentiamo un'eccellenza mondiale. Qui solamente alcuni numeri per darvi un'idea di questa eccellenza che è conosciuta in tutto il mondo, e soprattutto per indicarvi, vedete quante imprese operanti nel settore agroalimentare. Questi sono dati del 2016, quindi non particolarmente diciamo aggiornati. Comunque si parla di circa 45.000 imprese nel settore della produzione primaria, e poi vedete altre 5.000 imprese zootecniche, poi ci sono anche dell'agriturismo e comunque sono associate al comparto agrario. Quindi tantissime imprese, qui si sono riferite al territorio esclusivamente toscano, imprese che sono medio-piccole, talvolta a conduzione familiare, ma sono in grado di produrre prodotti, scusate la ripetizione, di eccellente qualità, conosciuti in tutto il mondo, sono sul mercato globale, con grandissimi sforzi riescono a rimanere nel mercato internazionale, ma ovviamente sono aziende, imprese che in qualche modo soffrono un po' questa piccola dimensione, quindi hanno bisogno di esperti come il laureato in agribusiness che possa, come dire, essere una sorta anche di consulente, se non un impiegato vero e proprio, un consulente per promuovere i prodotti, per commercializzare i prodotti, per programmare le gestioni, al meglio le gestioni economiche, eccetera, eccetera. Perché il laureato in agribusiness, come vedrete, ha proprio tutte queste competenze. Allora, appunto, come vi stavo dicendo prima, il corso che è ovviamente articolato è un corso triennale, quindi 180 crediti. È un corso a numero programmato, cioè il numero è fissato a un numero massimo, in questo caso abbastanza piccolo, 30, perché poi ci sono tutte le attività connesse a questo piccolo numero di studenti, apparentemente piccoli, ma gli stage, gli laboratori, eccetera, sono attività impegnative dal punto di vista della, programmazione. Quindi un numero relativamente piccolo e le programmazioni saranno accettate fino a esaurimento dei posti, quindi chi prima arriva, prima si iscrive, anche se poi ci sono, insomma,
degli scorrimenti successivi al primo bando. Il percorso di formazione, abbiamo già detto, è fortemente multidisciplinare, si spazia, come vedrete, da discipline matematico-statistiche, discipline biologiche e chimiche, fino ovviamente a discipline tipico tecnico-agrario e discipline economiche e giuridiche, a comporre questa figura che è il laureato in agribusiness. Al percorso di studio partecipano docenti da 5 dipartimenti e da quest'anno, a pieno titolo, partecipa anche il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali dell'Università di Pisa, che è in convenzione con l'Università di Siena. Lo abbiamo già detto, 180 CFU complessivi, di cui 48 come tirocinio e 48 come attività laboratoriali, quindi il grosso della formazione viene fatto come tirocinio e come attività laboratoriali. Il resto, 48 più 48 fa 96, 96 sono, mancano 84 crediti per completare il percorso di studio, e questi 84 crediti sono chiaramente i classici insegnamenti in aula, e sono 13 esami, come vedremo, non ve li starò a elencare uno per uno, ma insomma sono 13, fidatevi. Quindi un numero piuttosto piccolo di esami, ma una forte componente, una forte attività di tirocinio in azienda e anche attività laboratoriali. Abbiamo delle convenzioni con i collegi dei periti agrari e periti agrari laureati, così come il collegio dei agrotecnici e agrotecnici laureati, e abbiamo anche un comitato di indirizzo specifico per questo corso di laurea. Un comitato di indirizzo non è presente per tutti i corsi di laurea. Qui lo abbiamo pensato che fosse, necessario, perché il comitato di indirizzo è formato, un organo permanente formato da persone che derivano dal mondo delle professioni, ovviamente del settore agroalimentare, anche in parte da persone che sono in accademia o comunque altre tipologie di personalità, e questo comitato di indirizzo ha lo scopo di indicare una sorta di linee guida che servono per affinare la formazione dello studente in agribusiness, in modo tale che questa sia sempre più vicina alla vera esigenza del mercato del lavoro, e quindi ha un ruolo molto importante. Allora, abbastanza velocemente, il piano di studi. Il piano di studi è ovviamente organizzato in 3 anni. Al primo anno ci sono gli insegnamenti di tipo più che altro biologico, chimico. Abbiamo anche una statistica particolare, una statistica applicata alla gestione aziendale, quindi non una statistica in generale, che magari alla figura del laureato in agribusiness non può non essere così utile, ma una statistica applicata alla gestione aziendale. Poi ovviamente una chimica generale necessaria, alcune informazioni per quanto riguarda di base sulla biologia animale e vegetale, un insegnamento che è l'ecologia e gestione della fauna selvatica, estremamente importante. Chiunque di voi, sicuramente qualcuno di voi sa delle problematiche legate alla fauna selvatica e danni che possono causare alle colture agrarie. E poi c'è un insegnamento ambito agrario, però fondamentale in quanto si tratta di sistemi agricoli e fondamenti di produzione, quindi sono le basi proprio per la produzione primaria. Poi abbiamo un insegnamento a scelta tra questi, e sono insegnamenti, vedete, bio o med, e spaziano un po' dalla sicurezza agroalimentare a varie cose, la biochimica, la fisiologia generale, la fisiologia vegetale, ognuno sceglie quello che più gli interessa, uno di questi all'interno del pacchetto. Sono 5 CFU da scegliere in questo pacchetto. Poi il primo anno si conclude con la lingua inglese, l'idoneità alla lingua inglese, se qualcuno di voi ha già il livello B1 va bene, altrimenti lo dovete conseguire. Lingua inglese, che ora qui diciamo non si parla, cioè si parla di un corso che è un po' a metà, come avete capito, no? Con un corso che c'è una base scientifica, ovviamente, c'è una componente tecno-agraria, c'è una componente economica, ma l'inglese rimane comunque una lingua importantissima. Vi ho parlato dei mercati internazionali, mercati globali, e lì ci vuole la lingua inglese. E le aziende ci tengono tantissimo al fatto che già un tirocinante, non dico sia
in grado di parlare fluentemente inglese, però che sappia in qualche modo relazionarsi magari con qualche cliente straniero. Lingua inglese, e poi vedete i laboratori. 23 CFU di laboratori che corrispondono più o meno a, sono laboratori particolari che vanno dalle tipiche soft skills, anzi tipicamente le soft skills al primo anno, quindi laboratori ad esempio di come ci si presenta all'azienda, come si fa un curriculum, come si può parlare in pubblico, come si può essere portavoci di un gruppo di persone, eccetera. Cose di questo genere per quanto riguarda i laboratori del primo anno. Sono 23, un centinaio circa di ore. E quindi poi si passa al secondo anno. Il secondo anno, il primo anno la sede didattica, l'avete letta, è Siena. Il secondo anno la sede didattica è l'Università di Pisa, perché è nel secondo anno che si concentrano tutti gli insegnamenti agro. Alcuni sono obbligatori, sono questi quattro insegnamenti obbligatori, e sono insegnamenti abbastanza di base, insomma, che servono un po' per capire come si opera in ambito agrario. E c'è un insegnamento però molto, direi, caratterizzante, a cui le aziende tengono particolarmente, economia e marketing agroalimentare, cioè come promuovere i propri prodotti sul mercato. E questo è estremamente importante per aziende, soprattutto quelle tante piccole, medio-piccole aziende che però hanno prodotti di eccellenza. Poi abbiamo un insegnamento a scelta tra questi, in questa tabella, e vedete ancora insegnamenti di tipo delle scienze agrarie, e vedete si toccano anche degli argomenti particolarmente attuali, come la sostenibilità delle produzioni agroalimentari e lo sviluppo rurale. Sostenibilità delle produzioni agroalimentari. L'agroalimentare, il comparto agroalimentare, ha un grande impatto sugli ecosistemi, sulla biodiversità. Quindi studiare e avere conoscenze sulla sostenibilità, su come rendere più sostenibili queste produzioni, quindi meno impattanti, è molto importante in un periodo in cui si parla tanto di transizione ecologica, di varie strategie a medio lungo termine. E poi abbiamo sempre al terzo anno crediti a scelta dello studente. Anche qui sono solo 6, quindi un solo insegnamento in realtà a scelta. E poi laboratori, 25 CFU di laboratori, e sono laboratori in questo caso che entrano un po' più nell'ambito tecnico agrario, non sono laboratori generici di soft skills come vi ho fatto, come quelli del primo anno, e quindi si entra in qualche modo nelle problematiche delle aziende agrarie, si cerca insieme a docenti o comunque a persone incaricate di questi laboratori, si cerca di trovare anche delle soluzioni pratiche a certe problematiche. E poi il terzo anno, di nuovo la sede didattica è Siena, abbiamo solamente 2 insegnamenti che sono di tipo giuridico-economico, diritto agrario dell'agribusiness e economia e gestione delle imprese, un insegnamento proprio dedicato all'economia e gestione delle imprese. E poi al terzo anno, vedete, c'è tutto il pacchetto dei 48 CFU di stage, tirocini presso imprese, aziende, eccetera, e ammontano in totale a più di 1000 ore da spendere. 1000 ore sono tante, sono almeno 7-8 mesi da spendere in una o più aziende, in una o più aziende, anche per avere una visuale più ampia della realtà lavorativa. Laboratori non ci sono. Poi abbiamo una prova finale che è un elaborato riferito ad un'esperienza fatta durante il tirocinio. La prova finale, cui vengono assegnati 3 CFU, se vi ricordate alla prova finale delle scienze biologiche erano assegnati 6 CFU, quindi è un qualcosa di abbastanza semplice come prova finale. È appunto un approfondimento di un'esperienza fatta durante il tirocinio. Prova finale, ovviamente, che rilascia il titolo in dottore in agribusiness. Le conoscenze
competenze e gli sbocchi professionali poi saranno illustrati successivamente dalla collega delegata del placement, la professoressa Saponara, quindi non ve le dico. L'iscrizione ve l'ho già un po' anticipata, c'è questo numero programmato a 30, quindi verranno accettati fino ad esaurimento dei posti disponibili e ovviamente chi è interessato deve controllare l'uscita del primo bando, cioè del bando per l'iscrizione che avviene sui siti, sul sito dell'università oppure sul sito dedicato al corso di laurea, che è questo qui, agribusinessunisi.it, se non mi sbaglio verso fine giugno, metà giugno, fine giugno escono i bandi per l'immatricolazione. Ovviamente se uno è veramente interessato deve essere molto veloce. Anche qui non c'è test d'accesso, non c'è un test d'ingresso, non si deve superare un test per poter accedere, semplicemente bisogna essere, diciamo, veloci se siamo veramente interessati. Però c'è un test di autovalutazione della preparazione, un'altra tipologia di test, è sempre un test, un CISIA, però si chiama TOLCAV, ci sono altri quesiti, non mi dilungo sulla struttura, è comunque un test autovalutativo. Ecco, questa però è una cosa che non ho detto prima, in questo test autovalutativo c'è un punteggio minimo da acquisire nei quesiti di matematica, punteggio minimo mi sembra sia 2 su punteggio minimo i 2 sui 8 quesiti di matematica, e chi non raggiunge questo punteggio minimo deve assolvere a degli OFA, cioè gli vengono riconosciuti degli obblighi formativi aggiuntivi che può colmare seguendo i corsi di azzeramento, comunque poi superando un esame atto a verificare il superamento di questi OFA, che se non mi sbaglio deve essere fatto questo assolvimento entro il 30 marzo dell'anno successivo. Ok, io penso di avervi detto quasi tutto, questo è il sito del corso di laurea, agribusinessunisi.it, dove trovate tutto quello che riguarda il corso, comitato per la didattica, tutto quello che volete, come si fa a iscriversi, immatricolarsi al momento opportuno, qui ci sarà il bando, vedete il test per l'autovalutazione, la struttura, come fare a iscriversi, eccetera. Le tasse, studiare, i piani di studio, ovviamente i tirocini, come attivare un tirocinio. Ovviamente abbiamo una rete di aziende, attualmente una cinquantina di aziende possono ospitarvi a fare il tirocinio, ma ognuno di voi, se poi ha contatti personali, può fare la propria scelta anche diversa. E abbiamo anche una pagina Facebook in cui vengono pubblicate infatti non mi ricordo, non così importante, anche perché mi sa che non mi ricordo la frase. Vediamo se è quello buono. Vabbè, ci mette un po' per caricare, probabilmente c'è qualche rallentamento comunque. Eccola qui. Qui c'è la pagina. Non so perché ha questa visualizzazione. Comunque... Vabbè, comunque c'è la pagina in cui vengono pubblicate tutte le notizie concernenti il corso, gli aggiornamenti, eccetera, eccetera. Per cui io con questa diapositiva ho concluso e vi posso dire che l'obiettivo di queste lauree professionalizzanti è quello di avere un più facile o più veloce collocamento nel mondo del lavoro. Abbiamo avuto i primi laureati a luglio e ottobre dell'anno scorso, circa 8 persone. Ad alcuni di loro
sono stati effettivamente offerti dei contratti di lavoro, a qualcuno addirittura a tempo indeterminato, a qualcuno è stata offerta anche una possibilità di lavoro durante o subito dopo il tirocinio. Quindi effettivamente questo è un riscontro per noi importante, che queste figure professionali sono veramente ricercate nel mondo del lavoro e dalle aziende. Quindi se siete interessati a questo settore, perché l'interesse ci deve essere ovviamente, e se siete interessati a fare un percorso di questo tipo e non tanto a pensare a una laurea magistrale successiva, ecco che questo corso può essere importante per la vostra occupazione lavorativa nel prossimo futuro. Bene, vi ringrazio e vi saluto tutti quanti. Do la parola al collega Antonio Carapelli, presidente del corso di laurea magistrale in biologia. Perfetto, buon pomeriggio a tutti e grazie al professor Nepi per questa descrizione del corso di laurea triennale in agribusiness. Ora è come se iniziassimo un nuovo capitolo di un libro, perché io farò il primo dei due interventi che invece sono dedicati alla descrizione delle lauree magistrali che sono incardinate presso il nostro dipartimento. Quindi spostiamo in avanti il nostro percorso di studi ed andiamo presentazione 2 anni, andiamo a 3 anni dopo l'inizio del vostro corso di laurea triennale. Quindi dopo la triennale, conseguita attraverso un'esposizione dell'elaborato di tesi, quindi una vera e propria laurea, è possibile continuare i propri studi perfezionandoli grazie alla frequentazione di una laurea magistrale. La laurea magistrale è il secondo livello di istruzione che può dare garanzie per poter accedere al terzo livello, che tanto per darvi un'idea, un riferimento, può essere un dottorato di ricerca. Quindi all'interno del nostro dipartimento ci sono 2 lauree triennali e la laurea in scienze biologiche è probabilmente il miglior corso di laurea per poi poter continuare un approfondimento di laurea magistrale come quella della quale sono il presidente per la didattica. Si tratta di un corso di laurea in biologia che ha come obiettivo quello di fornire le professionalità e le conoscenze sufficienti per poter raggiungere il terzo livello di formazione universitaria, un dottorato, ma anche per accedere alle scuole di insegnamento. Si tratta di un corso della durata di 2 anni e attraverso la frequentazione del corso si otterranno delle competenze essenzialmente nell'area biomolecolare e biomedica. Quindi faremo, nel piano di studi sono previsti 12 esami di insegnamento, la maggior parte dei quali corrisponde a 6 CFU. I CFU, per coloro che non lo sanno, sono i crediti formativi universitari, sono un po' le unità di misura che servono per quantificare le ore dedicate a ciascun insegnamento. Per fare un esempio, il mio corso è 6 CFU per 8 ore, sono 48 ore di insegnamento.
In totale bisogna totalizzare 120 CFU per riuscire ad ottenere diciamo, la possibilità di potersi laureare. Anche come nel precedente caso, anche il nostro corso di laurea magistrale ha una sua pagina dedicata e quindi si possono scaricare tutte le informazioni importanti per poter accedere al corso. Il corso è organizzato dal cosiddetto Comitato per la Didattica, io sono il presidente, ma ci sono altri colleghi che cooperano nella gestione del comitato, così come sono presenti le rappresentanze studentesche. Quindi alcuni studenti prendono parte anche alla discussione che viene fatta durante il comitato. Ovviamente tutta l'organizzazione è sempre coordinata dall'ufficio per la studenti e didattica del Dipartimento. Bene, la magistrale in biologia è tornata ad essere una magistrale unica dopo che appunto uno dei suoi curricula è stato recentemente trasformato in un corso magistrale, ve ne parlerà di seguito la professoressa Morbidelli. Quali sono i requisiti per potervi accedere? Bene, bisogna avere delle conoscenze su alcune materie di base importanti, quindi la laurea triennale, ad esempio quella in scienze biologiche, vi può servire per ottenere un sufficiente livello di competenze in materie di base, quali possono essere la matematica, la fisica, la chimica, zoologia, botanica. Ecco, tutti questi insegnamenti serviranno poi per la laurea magistrale, in quanto durante questo corso verranno affrontati degli argomenti piuttosto specialistici. I docenti del corso sono anche dei ricercatori universitari, svolgono le proprie attività di ricerca e di conseguenza sono aggiornati di quelle che sono le nuove evidenze, i nuovi dati che escono e che vengono pubblicati sulle riviste scientifiche. Queste loro conoscenze vengono trasferite all'interno del corso e quindi direttamente trasmesse a voi studenti. C'è un po' un cambio di passo per quello che riguarda la tipologia degli approfondimenti. Mentre prima si studiava durante le triennali magari essenzialmente su libri di testo, qui si privilegiano gli articoli scientifici, quindi bisogna già avere una sufficiente dimestichezza nel linguaggio delle lingue straniere, insomma, ma soprattutto nell'inglese, perché l'inglese è la lingua d'eccellenza anche per la scienza. Andando brevemente a descrivere quali sono le attività, abbiamo anche in questo caso la maggior parte di lezioni frontali, ma anche attività pratiche, quindi di laboratorio o di escursioni in alcuni casi, e soprattutto attività legate all'attività di ricerca vera e propria. Bisogna raggiungere un totale di 120 crediti formativi che devono essere distribuiti all'interno di 2 anni, ma mentre il primo anno è completamente dedicato alle lezioni, soprattutto frontali, e vedete questo è un esempio di alcuni degli insegnamenti che sono presenti all'interno del paniere del primo anno, dell'offerta formativa del primo anno. Nel secondo anno, invece, gran parte, la metà dell'anno, viene utilizzato per attività di stage di tirocinio. Quindi gli studenti nel secondo semestre dovranno partecipare ad un'attività di ricerca presso un laboratorio dell'università o di enti affiliati per ottenere dati necessari per la stesura dell'elaborato di tesi. Quindi 6 mesi a diretto contatto con i ricercatori dell'università che serviranno da tutor per potervi guidare all'ottenimento appunto dei risultati necessari per l'obiettivo finale della tesi. Quindi grande spazio all'attività di stage di tirocinio, con poi la possibilità di utilizzare questo periodo anche per effettuare delle esperienze all'estero. Il corso di laurea magistrale suggerisce e stimola fortemente gli studenti a poter intraprendere
una parte del loro percorso di studi in istituzioni straniere. E lo può fare uno studente scegliendo attraverso un ventaglio di alternative. Ad esempio, può dedicare i mesi del tirocinio andando a frequentare questo tirocinio in un'università europea, quindi mettendosi d'accordo con un docente di riferimento, acquisendo dati e poi tornando in Italia a laurearsi con un progetto già definito. In alternativa si possono anche, c'è una certa flessibilità nel piano di studi, sostituire alcuni di questi corsi che io vi ho elencato con corsi simili che possono essere svolti in università europee. Quindi c'è il comitato della didattica che decide se il corso che verrà svolto ad Oxford sarà equivalente o comunque simile ad uno dei corsi che vengono tenuti all'interno della laurea magistrale. Quindi voi semplicemente potreste andare ad Oxford a tenere a seguire questo corso, dare l'esame e poi il risultato vi verrà comunque convalidato all'interno del vostro, quello una volta si chiamava il libretto, adesso è, diciamo così, l'elenco degli esami con le corrispondenti valutazioni. Bene, cos'altro dire? Ci sono una serie di motivi per cui potreste, dopo aver ultimato la triennale, iscrivervi anche alla magistrale. Quindi vi segnalo solamente, ad esempio, oltre diciamo, la professionalità degli insegnanti, ma questo anche negli altri insegnamenti della triennale sono delle componenti condivise, cioè grande professionalità anche nelle triennali ovviamente, ma uno dei fattori importanti è anche l'ottimo rapporto tra docenti e studenti, cioè non è una magistrale super affollata, di solito ci sono 20-30 studenti iscritti, è una magistrale abbastanza competitiva, cioè abbastanza impegnativa, e di conseguenza molti studenti non hanno di solito, hanno già quelle caratteristiche che gli permettono di determinazione, che gli permettono poi di raggiungere facilmente senza ostacoli l'obiettivo finale. I docenti, a causa di questa corrispondenza tra docenti e studenti, sono sempre molto disponibili a seguire il corpo studentesco e quindi a risolvere eventuali problematiche che si dovessero verificare. Rimango a disposizione per eventuali domande e comunque vi aspettiamo fra qualche anno all'iscrizione per la magistrale. Grazie. Buonasera a tutti, sono Lucia Morbidelli e vi parlerò dell'altra magistrale che è in inglese, Biodiversity Conservation Environmental Quality. E presentazione. Condivido, tanto prendete un attimino di riposo. Ok, allora spero sia condivisa, tutto a posto. Allora, questo corso di laurea, quindi, come avete capito, è un corso che è nato recentemente perché si è sviluppato appunto da un curriculum che era presente all'interno della laurea magistrale che vi è stata appena descritta, che era già in inglese e che invece da questo anno accademico è diventato un corso indipendente. Quindi il prossimo anno partirà la seconda corte, si chiamano appunto, questi sono i termini di cui si parla, di questo corso. Quindi siamo diciamo forti di quella che è l'esperienza precedente, ma su questo corso ci stiamo ancora, insomma, rodando e mettendo in linea.
Quindi al momento in cui arriverete voi sarà sicuramente pienamente funzionale e ottimo come percorso. Ottimo perché? Perché è un corso che affronta un aspetto della biologia, avete capito, dalla triennale e anche dalla magistrale, che la figura del biologo è multidisciplinare, diciamo, molto sfaccettata e può coprire tanti aspetti. Questa laurea magistrale si occupa prevalentemente di quelli che sono gli aspetti ambientali, quindi gli aspetti biologici ambientali, che quindi studiano la biodiversità, come quindi misurarla, come mantenerla, come conservarla e appunto facendo anche dei monitoraggi, utilizzando metodiche d'avanguardia e quindi applicando poi le tecniche della ricerca alla biodiversità e alla biologia ambientale e facendo anche attività, quindi essendo poi capaci di fare attività appunto di disseminazione o di educazione. Quindi alla fine l'obiettivo di questo percorso di studio è quello di formare una figura altamente qualificata di biologo ambientale esperto appunto in biodiversità. Quindi che possa poi trovare lavoro, impiego e spendere la sua professionalità, come vedremo tra un po', nei vari settori appunto dell'ambiente, che sono dal punto di vista politico e sociale, stanno sempre più prendendo piede appunto a livello nazionale e internazionale, ma che gli permettano allo stesso tempo anche di poter affrontare la ricerca, quindi per esempio poter entrare in programmi di dottorato oppure di accedere all'esame di Stato per biologo, se appunto non ci sono, se dipende appunto dalle variazioni dal punto di vista legislativo, però al momento esiste sempre l'esame di Stato per biologo, quindi sia il biologo che si laurea, che esce dalla laurea magistrale in biologia, che il biologo che viene formato con questo percorso in inglese può accedere all'esame di Stato e quindi svolgere poi prevalentemente attività o convenzionata con strutture, pubbliche, come per esempio nelle ASL o in certi tipi di realtà di laboratori, pubblici, oppure, come consulente privato, come partita IVA e quindi come attività di biologo, libero professionista. Quindi anche questa è una magistrale, in 2 anni abbiamo organizzato il percorso di studio in 2 anni e appunto con la diciamo, possibilità di conseguire 120 CFU, quindi questi crediti che ovviamente corrispondono alle attività sia di esame che alle attività di stage e di internato. Analogamente agli altri percorsi di studio del nostro dipartimento, abbiamo il nostro sito web, si riconosce con questa immagine, che è stata presa proprio dai docenti, da attività sul campo di una lezione, di lezioni appunto precedenti. Il corso ovviamente è completamente in inglese, quindi anche il sito web trovate tutte le informazioni, tutti i moduli e tutte le pratiche in inglese. Questo però non vuol dire che ci sia difficoltà, nel senso c'è l'aiuto del personale della segreteria dell'ufficio didattica e studenti, che ovviamente sono persone italiane, e quindi per voi che siete ovviamente italiani c'è questa facilitazione. Qual è il vantaggio di studiare in inglese? Il vantaggio è quello di essere quindi già altamente formati anche sotto l'aspetto linguistico. Su questo, diciamo, su quest'area, in questo ambito. L'altro vantaggio è che, essendo un corso in inglese, questo è molto attrattivo per studenti che vengono dall'estero. Quindi già il curriculum precedente della Biodiversity and Environmental Health ha attirato molte persone, molti ragazzi da tutti i continenti. E quindi alla fine in classe ci ritroviamo con un numero che non è mai altissimo di studenti, ma in cui la componente italiana è poca, è stata poca, si spera che questa incrementi con il tempo, ma in cui in realtà avevamo poi persone dei vari paesi, degli africani, paesi dell'America del Sud, della Russia, del Brasile, eccetera. Quindi è anche dei paesi ovviamente più a nord. Quindi in questo modo si crea un contesto di scambio internazionale, di scambio di esperienze e quindi la formazione riguarda anche questo aspetto appunto di internazionalizzazione, quindi anche dal punto di vista dell'approccio e della discussione in classe è molto, molto interessante, perché appunto provenendo da realtà diverse
anche economicamente diverse, questo permette di affrontare tanti, tanti problemi. Essendo un corso in inglese, il livello B2 è richiesto al momento dell'iscrizione, mentre la magistrale, l'altra magistrale, il B2, viene conseguito nel corso della magistrale, mentre le triennali si arriva, è richiesto il massimo del B1, qui invece bisogna avere il B2 ovviamente al momento dell'iscrizione. Ci sono le tempistiche dell'iscrizione, questo appunto è il sito dell'anno scorso, quindi ci si iscrive da maggio fino a dicembre, che vuol dire che anche chi si laurea dalla triennale a dicembre può avere accesso a questo percorso magistrale, così come all'altro. I requisiti e le lauree di default possono accedere a questo percorso, così come anche per la biologia, chi è laureato in scienze biologiche, quindi è una naturale continuazione proprio delle scienze biologiche, ma anche ci ritroviamo in classe con laureati in scienze e tecnologia dell'ambiente e della natura, quindi le scienze ambientali, o le biotecnologie. Anche questo è un contesto interessante, perché in aula, se quando appunto abbiamo le classi ovviamente più attive, c'è appunto una discussione molto diciamo attiva e costruttiva. Non c'è appunto un esame di accesso, se non una diciamo verifica della preparazione per chi arriva ad iscriversi, che ancora deve laurearsi, quindi fa domanda di iscrizione, quindi ancora è vicino alla laurea ma non è ancora laureato, o per chi si laurea con un voto inferiore a 95, quindi chi ha una buona performance automaticamente accede al corso di laurea magistrale. Chi ha avuto una performance un po' più carente, ovviamente viene fatto un test diciamo più motivazionale e appunto di spinta a studiare nella magistrale. Si può accedere anche con altre classi di lauree, ma la componente biologica che veramente è richiesta anche delle discipline di base, matematica, fisica e altre discipline appunto informatiche, deve essere molto importante proprio per avere una buona base di partenza per la magistrale. E quindi anche per le altre classi, vedete, di laurea, un voto che non sia inferiore a 100 è un requisito fondamentale, che vuol dire in queste lauree magistrali arrivano veramente i ragazzi che sono più motivati, che sono laureati in tempo e che hanno avuto una buona performance durante il percorso triennale. Però non si esclude ovviamente nessuno. Il piano di studi quindi è organizzato in 4 semestri, quindi primo semestre del primo anno e secondo semestre del secondo anno. Riguarda degli esami, quindi sono tutti esami da 6 CFU, come avete visto nelle altre percorsi. Quindi le discipline di cui ci occupiamo in questo caso sono quelle che riguardano la biodiversità dei vari regni, il regno animale, il regno vegetale, il regno microbico, dei funghi. Parliamo poi di questioni ambientali e quindi come misurare e come conservare l'ambiente, quindi è l'obiettivo proprio di questo percorso di laurea, applicando anche metodiche molecolari che sono tipiche appunto della biologia molecolare, però con percorsi ovviamente ben definiti e ben staccati dall'altro percorso di studio. Quindi sono due corsi di studio, vedete, questo in realtà è mutuato perché era del precedente curriculum, quindi devo aggiornarlo. Infatti il corso di studio 21-22, perché quello 22-23 lo dobbiamo approvare nei prossimi comitati. Il secondo anno è un anno invece dedicato ai percorsi a scelta, quindi abbiamo un primo semestre in cui forniamo un paniere, come appunto avete visto negli altri percorsi, di corsi a scelta che riguardano anche aspetti normativi sia per la protezione ambientale che per anche il controllo qualità e tracciabilità del cibo, quindi c'è anche una componente diciamo di studi di tipo alimentare appunto di cui il biologo si può occupare. Quindi come vedete si cerca di toccare anche settori che praticamente non sono importanti per la figura di biologo.
E quindi poi abbiamo corsi più specifici che appunto possono essere scelti in base proprio alle esigenze e alle aspettative dello studente stesso. Due corsi a scelta, quindi 12 CFU che del nostro percorso, oppure altri 12 CFU possono essere scelti sia dalle nostre offerte che in altri percorsi di studio. Il tutto però deve essere poi approvato, come al solito, dal Comitato per la Didattica. Dal punto di vista pratico, il secondo anno poi è occupato dall'attività di laboratorio o attività sul campo, essendo appunto biodiversità e conservazione ambientale, sono previste attività di laboratorio, quindi di biologia associata appunto all'ambiente, ma prevalentemente anche sul campo, quindi ci sono circa un mese di traineeship, di stage, e poi appunto associato a questo il 27 CFU, quindi un numero molto più alto di ore anche per la tesi, per arrivare poi ai famosi 100 totali, 120 crediti che portano all'ottenimento appunto della tesi. Quindi queste sono immagini riprese dalle attività sul campo svolte da appunto studenti precedenti insieme ai docenti. E tutto questo avendo in mente che il nostro metodo di insegnare, il nostro metodo di lavorare è quello di utilizzare, di basarsi sul metodo scientifico. E quindi tutte le attività sono improntate su questo importante punto di partenza. La raccomandazione che vi faccio io è quella di studiare per imparare, quindi per incorporare, quindi essere padroni poi delle materie, non tanto per passare l'esame, perché passare l'esame si impara a memoria e poi ci si dimentica. Invece bisogna essere appunto attivi e avere le informazioni disponibili sempre, non solo quando siamo davanti al computer o davanti a un cellulare. Questo nostro percorso si inquadra poi anche dal punto di vista dell'agenda europea 2030, quindi tocchiamo una serie di aspetti che sono parte appunto di questi obiettivi europei, e tenendo bene in mente che dal punto di vista della biodiversità, la biodiversità rappresenta, e mantenere, conservare la biodiversità è un obiettivo per conservare la salute nostra e in generale del mondo che ci circonda. Anche noi abbiamo una pagina Facebook, quindi con un numero molto elevato di iscritti. Non siete molto friendly con Facebook, perché è appunto una cosa più fisica delle persone della nostra età, però appunto c'è anche questa possibilità, o comunque il dipartimento ha anche una pagina Instagram, quindi viene aggiornato appunto con Instagram, quindi iscrivetevi e così vi tenete aggiornati anche sugli eventi o sui seminari o le attività che via via vengono svolte all'interno o a latere dei percorsi di studio. E a questo punto, se non ci sono domande, io avrei terminato e lascio la parola. Buonasera, sono Simona Saponara e vi parlerò un po' di quelli che sono gli sbocchi professionali per i laureati dei corsi di studio che vi sono stati presentati e di quello che è il rapporto del Dipartimento in generale col mondo del lavoro e le diverse aziende. Rapporto col mondo del lavoro che viene instaurato già nel momento in cui i corsi di studio che vi sono stati presentati sono stati ideati, pensati, creati e via via quando vengono rivisti ed aggiornati.
perché questo lavoro viene fatto tenendo conto delle richieste di conoscenze e competenze che il mondo del lavoro appunto fa, e quindi si cerca di strutturare il corso in maniera che il laureato poi possieda queste conoscenze e competenze. Rapporto che si realizza durante il vostro corso di studi, perché come avete visto sono previsti stage, tirocini in azienda, perché alcuni dei docenti sono esterni all'università e vengono dal mondo del lavoro e quindi da aziende. È possibile partecipare, abbiamo visto, a seminari tenuti da esponenti di enti, aziende, eccetera. E poi, una volta laureati, è ben documentato che i laureati dei corsi di laurea che sono stati presentati rispondono alle richieste del mondo del lavoro, sia in ambito nazionale che internazionale. Queste sono alcune delle aziende, enti con cui il nostro dipartimento ha stretto delle collaborazioni, aziende di natura agraria, aziende o associazioni, aziende farmaceutiche, di dispositivi medici, biotecnologiche, di diagnostica, di carattere più ambientale, quindi del riciclo, raccolta, trattamento di rifiuti. E passando, il rapporto stretto che ha il nostro dipartimento, ecco, l'attenzione che ha al mondo del lavoro nella formazione degli studenti dei corsi di laurea si evince anche dal fatto che annualmente viene organizzato questo Life Sciences Job Day, anche quest'anno c'è stato a novembre, e prevede una settimana in cui gli studenti possono iscriversi praticamente dei colloqui, delle presentazioni con le aziende. In questo caso, quest'anno erano queste le aziende con cui era possibile dialogare, presentare curriculum, tenere colloqui, e che poi presenta una giornata conclusiva in cui ci sono relazioni tenute da docenti dell'università, ex laureati, che hanno scelto percorsi diversi, da dottorati in ambito internazionale ad esempio, esponenti di questa azienda PQE, che è un'azienda che fa consulenza per aziende e imprese di natura farmaceutica, Sfera Agricola, che è un'azienda agraria cresciuta tanto della Maremma stessa. Passando a quelli che possono essere gli sbocchi professionali, partiamo dal corso di laurea in agribusiness presentato dal professor Nepi, e prima di parlare degli sbocchi professionali, rimarco come il corso di studi tende a formare un tecnico agrario, ma che è un tecnico agrario qualificato perché ha delle conoscenze, delle competenze che, come avete visto, per i corsi che andrete a seguire vi daranno competenze e conoscenze in ambito biologico, agrario, ma anche giuridico, economico, e quindi inerenti proprio alla produzione nel settore agrario, ma anche poi la valorizzazione e la commercializzazione di questi prodotti, la gestione ecosostenibile, ma anche economica e finanziaria, ad esempio, di un'azienda agricola. E quindi si viene a formare questo tecnico che ha la possibilità poi di lavorare in enti pubblici e privati, aziende di produzione di prodotti primari o di trasformazione di questi prodotti primari, associazioni di categoria, istituzioni nazionali e internazionali, e anche la possibilità di iscriversi agli albi professionali di perito agrario e perito agrario laureato, ma anche di agrotecnico e agrotecnico laureato. Passando invece al biologo,
in particolare alla figura che viene formata con la laurea triennale, illustrata all'inizio dalla professoressa Donnini, la laurea triennale tende a formare un tecnico rispetto alla laurea magistrale, un tecnico che potrà svolgere la sua funzione in laboratori biosanitari, industriali, alimentari, biotecnologici, in enti di ricerca pubblici e privati. Potrà valutare l'impatto ambientale, la biodiversità, la sicurezza biologica, il controllo qualità, ma sotto la figura di tecnico, appunto. Invece la laurea magistrale in biologia, quella che prima aveva il percorso molecolare e cellulare, comunque la laurea magistrale, appunto, di cui ne ha parlato il professor Carapelli, forma quello che non è più un tecnico, ma è un responsabile nei laboratori delle industrie, ad esempio farmaceutiche, biotecnologiche, di diagnostica, di dispositivi medici. Può diventare il laureato in biologia magistrale un ricercatore, come siamo tutti noi, all'università o in enti pubblici, altri enti pubblici o privati di ricerca. Può svolgere la funzione del biologo libero professionista, di cui vi parlerò anche a breve. Gli sbocchi invece professionali del laureato nella laurea magistrale in biodiversità, illustrata ora dalla professoressa Morbidelli, anche qui formano una figura di responsabile di linee di ricerca in enti pubblici e privati di carattere che si occupano di problematiche di carattere ambientale, biodiversità, quindi anche in agenzie nazionali, internazionali, potrà essere responsabile in cooperative, enti che gestiscono riserve naturali, parchi, musei. Naturalmente responsabile ancora una volta di laboratori in cui si vengono condotte analisi biologiche e ambientali e ancora una volta ricercatore all'università o in enti di ricerca pubblici e privati. In generale, abbiamo detto il laureato poi in una laurea magistrale di biologia può attraverso diciamo un ulteriore percorso formativo, svolgere il lavoro di biologo nutrizionista, può svolgere la funzione, i lavori inerenti il quality control, il regulatory affairs nell'ambito farmaceutico, può diventare biologo forense, occuparsi di restauro e beni culturali. Può diventare divulgatore scientifico, può diventare medical writer, può fare l'informatore medico scientifico in ambito cioè del farmaco, dei dispositivi medici o anche di tutte quelle strumentazioni di carattere diagnostico, biomedico o utilizzate negli enti di ricerca. Acquisendo quelli che per ora sono considerati necessari, 24 CFU, può diventare docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado nelle materie STEM, e quindi scienze, biologia, matematica, e così via nella scuola media o nelle scuole superiori. Io ho concluso, se non ci sono domande, finisco qui. Grazie alla professoressa Saponara e a tutti i colleghi che l'hanno preceduto. Vorrei introdurre la dottoressa Anna Strano, che ci parlerà da Dresda e ci parlerà del suo percorso di studio e di ricerca attualmente dopo
varie esperienze, diciamo, all'estero. Le do la proprietà di condividere. Allora, qua. Dovresti essere. Grazie, le do subito la parola. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Condivido la mia presentazione, spero che la possiate vedere. Buon pomeriggio a tutti, appunto sono Anna Strano, sono una dottoranda presso l'Università di Dresda in Germania. E ho conseguito la laurea triennale presso l'Università di Siena in Scienze Biologiche e poi ho continuato con la laurea magistrale che appunto era Biologia Molecolare e Cellulare, oggi è la laurea in Biologia. Quindi sono qui per raccontarvi un po' quello che è stato il mio percorso di studio presso l'Università di Siena e quali sono state poi le opportunità che mi ha offerto l'università. Sono state veramente tante. Quindi io originariamente appunto sono nata a Palermo e una volta finita la scuola superiore, il liceo classico, ero un po' incerta su quale strada prendere, quindi mi sono affidata un po' alle classifiche Censis in modo tale da scegliere una delle migliori appunto università in Italia, che è stata quella di Siena. E a quel punto mi sono trasferita, appunto ho cominciato la laurea triennale. Questa laurea mi ha permesso appunto di accrescere tantissimo le mie conoscenze dal punto di vista scientifico, ma mi ha permesso anche di conoscere studenti che provenivano da tutta l'Italia, ma non solo, da tutto il mondo. Infatti ho condiviso stanze con gli studenti che venivano dalla Cina, dal Giappone, ma soprattutto dalla Germania, che poi mi ha affascinato così tanto da appunto permettermi di continuare appunto il mio percorso in qualche modo anche in Germania. Ho cominciato facendo un corso di tedesco a Friburgo, mentre che appunto stavo studiando ancora presso l'Università di Siena. E essendomi trovata bene, ho deciso di continuare a studiare il tedesco. E questo è stato possibile anche grazie all'Università di Siena, perché il CLA, che è il Centro Linguistico di Ateneo, permette di imparare non soltanto appunto la lingua inglese, che chiaramente è quella più importante, che apre le porte ovunque, ma anche altre lingue, per esempio il tedesco, il portoghese, lo spagnolo, il francese. E a questo punto, avendo anche un po' delle basi linguistiche, e continuando ad essere sempre interessata appunto sia alla biologia che in qualche modo anche alla cultura tedesca, ho colto un'altra opportunità da parte dell'Università di Siena, che è stata quella di andare presso l'Università tedesca di Stoccarda, in particolare ad Hohenheim, ed è stata una proposta offerta dal professore Fabrizio Monaci. In questa occasione abbiamo avuto modo di avere proprio un gemellaggio, uno scambio con gli studenti di Stoccarda e di trascorrere una settimana e poi vari anche meeting. Abbiamo avuto diversi scambi durante più o meno un mese con gli studenti appunto di Stoccarda e lì ho avuto modo di proprio conoscere qual è il sistema tedesco dell'università tedesca, come si approcciano gli studenti allo studio, quindi di accrescere le mie conoscenze da questo punto di vista. A questo punto poi ho deciso ancora una volta di intraprendere un'altra esperienza in Germania, mentre stavo studiando in quel caso alla magistrale, e durante la magistrale ho deciso di un po' scoprire quale fosse il modo di lavorare all'interno dei laboratori tedeschi, sfruttando un'altra opportunità che è quella dell'Erasmus, che vi consiglio veramente di sfruttare al massimo, sia alla triennale che alla specialistica. Con l'opportunità Erasmus, appunto chiedendo consiglio alla professoressa Morbidelli, ho trovato un laboratorio a Francoforte che mi ha ospitato per 9 mesi e lì sono stata proprio in laboratorio imparando tantissime tecniche che tuttora poi mi sono utili anche per il dottorato.
Quindi, finita questa opportunità, ho avuto modo anche di ottenere un'altra possibilità, che è stata quella di andare a Dresda per una summer school. E durante questa summer school ho avuto modo di conoscere sia la città che anche il campus di Dresda, che avendomi affascinato tanto, diciamo, mi ha così tanto affascinato che a quel punto ho cominciato proprio il dottorato qui nel 2019. E adesso sono appunto all'ultimo anno. Questo è stato chiaramente possibile grazie a tutta la formazione che mi è stata data presso l'Università di Siena, che mi ha permesso anche di competere con altri studenti provenienti da tutto il resto del mondo e di vincere la posizione di dottorato che sto appunto adesso finendo. Il mio dottorato è in collaborazione ancora una volta con un altro importante paese, che è appunto l'Inghilterra, in particolare Londra. Quindi ancora una volta il tema dell'internazionalità prevale, perché grazie appunto a questa collaborazione con Londra ho la possibilità anche di trascorrere dei mesi lì ed ancora una volta accrescere le mie conoscenze scientifiche e continuare a sviluppare quelli che sono appunto i rapporti con studenti provenienti da tutto il mondo. Quello di cui mi occupo principalmente nel mio dottorato, cosa faccio appunto all'interno dei laboratori, quello di cui ci occupiamo principalmente è l'utilizzo di cellule staminali pluripotenti indotte che ricaviamo da biopsie da parte di pazienti, quindi utilizziamo delle cellule della pelle che sono già differenziate in un determinato tipo cellulare. Facciamo in modo tale che queste cellule dimentichino qual è la loro funzione principale e possano diventare altri tipi cellulari, in particolare i cardiomiociti. Utilizziamo poi le cellule, che è quindi il tessuto che otteniamo, per andare a studiare per esempio dei farmaci e capire quali sono i pathway che vengono attivati o come queste cellule poi rispondono a questi farmaci, in modo tale da un po' prevedere quello che succede nell'organismo umano. Quindi quello che facciamo è andare a modulare per una settimana tutta una serie di pathway per indurre il differenziamento in cardiomiociti e poi dopo una settimana vediamo le cellule appunto battere. Quindi chiaramente non soltanto l'aspetto scientifico è importante, ma anche le relazioni che si instaurano tra i vari ricercatori, giovani scienziati. E quindi appunto grazie a questa esperienza ho avuto anche modo di conoscere tantissime persone che collaborano con me sia nel laboratorio, ma sono anche degli amici. E con questo vorrei ringraziarvi per la vostra attenzione. Se avete delle curiosità o delle domande, sono qui per rispondervi. Richieste. Devo dare la condivisione? No. Allora sì, ora due parole di presentazione dell'altra ex studentessa di agribusiness questa volta, Chiara Mariotti, che ringrazio, attiva il microfono per favore quando inizierà a parlare, che ringrazio, l'ho ringraziata questa mattina perché lei appunto già lavora, è una di quelle che ha già trovato lavoro subito dopo la laurea, quindi sta sottraendo qualche minuto alle sue attività lavorative, però insomma la ringrazio doppiamente anche per questa stasera. Sì, ti sentiamo, forse un po' a scatti, però spero. Sì, va bene, così va bene. Allora, Chiara si è immatricolata nel 18-19 ed è uno dei primissimi laureati in agribusiness, si è laureata a ottobre dell'anno scorso. Allora, ci puoi raccontare un po' quali sono state le tue motivazioni che ti hanno portato a scegliere questo corso di studi, qual è stata la tua esperienza del corso di studi e qual è stata soprattutto la tua esperienza di tirocinio e poi questa esperienza lavorativa di cui
Allora, appunto, come ha detto il professore, il mio percorso universitario proprio nel business nella 2018-2019, la mia scelta in realtà non è stata direttamente per il business, ci sono arrivata un po' per caso, perché guardando appunto il sito dell'Università di Siena mi ha incuriosito questo corso, è un corso sperimentale, e perché ho visto la multidisciplinarietà del corso, appunto, perché c'erano materie sia dell'ambito agricolo, ma anche materie dell'ambito economico, del marketing, argomenti nuovi come la sostenibilità, per cui mi ha incuriosito. E poi, tra l'altro, perché eravamo un numero ridotto, eravamo solo 14 quando siamo partiti, e questo secondo me è un punto di forza, perché ci ha messo una maggiore coesione sia per l'esame ma anche per il rapporto con i professori. Sicuramente il punto di vista del corso di laurea di agribusiness è la possibilità di fare un tirocinio sia al primo anno, quindi entrare da subito a contatto con le aziende, quindi con il mondo del lavoro, e soprattutto al terzo anno, perché ci sono tantissime ore di tirocinio, e questo ha fatto sì che io, come altri miei colleghi, anche prima della laurea, trovassimo un impiego più o meno coerente con il corso di studio, comunque ovviamente sempre nell'ambito di aziende agricole. Quindi comunque c'è servito molto, e il tirocinio chiaramente è una cosa che è in quasi tutti i corsi di laurea, però tante ore di tirocinio così non credo che ci siano in altri corsi, per cui insomma io mi sono trovata molto bene sia con i professori, tutti più o meno ci hanno dato una mano, soprattutto all'inizio, perché all'inizio il percorso universitario non è semplicissimo, e appunto essendo molto diversi i settori degli esami, insomma delle materie, ci ha permesso di avere una preparazione molto a 360 gradi, e quindi di scegliere liberamente anche per esempio il tema della tesi, quindi insomma per me è stato un percorso molto positivo, e anche per i miei colleghi, che appunto molti hanno trovato già un impiego e anche prima della laurea, e so anche che i miei colleghi degli anni successivi si stanno trovando bene, infatti si stanno laureando anche loro nei tempi, e sono inseriti nel mondo del lavoro grazie ai tirocini che stanno facendo, perché so che molte aziende nelle quali abbiamo fatto il tirocinio, nelle quali lo stanno facendo anche loro, offrono delle opportunità di lavoro, per cui è un corso di laurea che consiglio sicuramente a chi vuole inserirsi subito nel mondo del lavoro, ma anche per chi vuole continuare a studiare, perché niente vieta di continuare a studiare o nell'ambito economico o nell'ambito agricolo. Quindi sono stata un po' più breve della mia collega come stamattina. Spero di essere stata chiara, e se avete qualche domanda il professore ha i miei contatti e quelli dei miei colleghi, potete contattarmi quando volete. Grazie. Grazie a te Chiara. A proposito di quello che ha detto Chiara, che vi ho detto anche in una piccola precisazione, tanto per essere chiari, queste lauree professionalizzanti, io vi ho detto che le lauree magistrali non rappresentano uno sbocco naturale per queste lauree professionalizzanti, che sono concepite in un altro modo, no? Per garantire, o meglio, per promuovere un più facile accesso al mondo del lavoro. Però se qualcuno veramente lo vuole continuare, può farlo, non è che ha le mani legate. Certo, questa nuova classe di laurea LP02 diciamo riduce un po' di più questa possibilità, ma insomma se uno ci crede fortemente e lo vuole, può fare anche quello. Esatto.
Bene, grazie Chiara. Arrivederci e buon lavoro. Grazie. Grazie ancora alle due ex studentesse e do la parola alle nostre tutor che vi faranno vedere le attività di ricerca del nostro dipartimento. Allora, innanzitutto buon pomeriggio, io sono Alessia Rocco e studio biologia molecolare qui a Siena. Oggi siamo qui sia io che la mia collega tutor appunto in veste di studentesse tutor e volevamo appunto dirvi che lo studente tutor ha un ruolo molto importante, ovvero quello di seguire gli studenti appunto nel proseguire della loro carriera. Quindi se aveste dubbi o domande vi incitiamo a contattarci, abbiamo i nostri contatti che potrete trovare sia sulla pagina di Facebook che si chiama appunto Tutor Scienze della Vita Unisì, ma anche sulla piattaforma dell'Università di Siena. Detto questo passo la parola alla mia collega Sara Boschi che sta cercando di condividere lo schermo ma non si condivide. Ah, ok. Solo un attimo di pazienza. Sì, lei deve... Deve essere. Lei deve incontrare. C'è ancora lei. Posso provare? Questo è il fondo. Ti posso provare a fare subito. Ok. Allora, abbiamo preparato un breve video che dal momento che non è possibile comunque farvi fare insomma, un tour dei laboratori, un tour del dipartimento, insomma, più approfondito, abbiamo preparato un breve video che illustri le principali tecniche di laboratorio, ma non solo, perché dovete sapere che biologia non è soltanto laboratorio e spipettare, ma è anche uscire fuori in campo, campionare, per poi andare in laboratorio e realizzare i campioni e poi rielaborare tutti i dati al computer, quindi ci sono tre cose. Questo è il breve video, vi fa illustrare brevemente un po' tutto. Un po' meno. Questo per esempio è l'orto botanico, il dipartimento che siamo noi, queste sono varie tecniche di laboratorio. Sarà un gel, questo invece è un collembolo che passeggia, quindi per vedere la spazialità comunque del corso di laurea
sono varie immagini a microscopio di parti vegetali. Qui vediamo sempre l'operazione di un gel genomico, nel senso in cui carichiamo l'intero DNA. Comunque è importante dire anche non soltanto da campo, ma cioè senso soltanto in laboratorio, ma c'è anche attività all'aperto. Ovviamente se uno piace può approfondire quella piuttosto che quell'altra o viceversa, cioè non è che ma, è un corso di laurea a vasto spettro che si può fare con vari sbocchi, ma vari sbocchi e varie specializzazioni già anche al momento del tirocinio, della tesi, del laboratorio, insomma. Sul campo, in base al professore con cui scegliete di andare a lavorare. Quindi, ecco, cioè, nel senso, non vi precludete niente, non pensate che biologia sia soltanto analisi del sangue, dei campioni legati alla medicina, ma è tutt'altro. È un mondo vastissimo, tutto da scoprire. E quindi, se siete interessati, vi invito a farlo. Hai altro da dire? No, niente. Quindi il nostro intervento alla fine, quindi è molto breve, perché penso sarete tutti stanchi, ora c'è un altro intervento, giusto? Sì, venga pure. Ah, se Sara vuoi intervenire? Ciao a tutti e no, vabbè, comunque. Vi volevo salutare e io sono anche io sono una studentessa tutor, sono a Coimbra in questo momento per completare un po' le parte del mio progetto di dottorato. Quindi, come diceva l'altra ragazza, l'altra dottoranda, c'è una forte internazionalizzazione all'interno comunque del nostro dipartimento e niente, quindi. Ne approfitto per salutarvi. Interrompi condivisione dello schermo. Siamo. Grazie mille. Se avete comunque domande, come ha già detto la mia collega, potete sempre iscriverci. Siamo anche sulla pagina Facebook di Tutor del Dipartimento di Scienze della Vita. Ci sono tutti i nostri contatti, sia mail che telefono, quindi potete scriverci un messaggino tranquillamente su WhatsApp e noi saremo contenti di rispondervi. Ecco. Grazie mille, e vi introduco la dottoressa Sabrina Borgheresi, che è la responsabile dell'Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento di Scienze della Vita. La parola. Allora, qui, no, però bisogna prima parlare. La pennina. Dovrebbe essere già. Allora, buonasera a tutti. Sì, metto la presentazione. Sarò velocissima come hanno fatto tutti gli altri perché siamo un po' provati tutti dalla giornata. Quindi, dite. No? La vedete la presentazione? Da casa? Dormono tutti da casa. Dormono in presenza, figurati da casa. Ma non perché hanno ragione. Mi dite se la vedete?
Mi pare di sì. La vediamo. Condividere. No. Ora? Aspetta. Sì. Condividi. Ah, questo condividi. Ah, ok. No, pensavo cliccando lì che fosse sufficiente. Aiuto questo. Ci siamo? Sì, ci siamo perfettamente. Mi sembra ci siamo proprio tutti. Allora, buonasera a tutti. Io sono Sabrina Borghese, la responsabile dell'ufficio studenti e didattica del Dipartimento di Scienze della Vita. Come dicevo, cercherò di fare la presentazione velocissima perché siamo tutti un po' stanchini. Quindi le informazioni, andiamo direttamente praticamente alle informazioni che vi possono servire dal mio punto di vista, perché molte cose ve l'hanno già dette i professori quando vi hanno presentato i corsi di studio. L'ufficio quindi gestirà quando vi iscriverete le vostre carriere studenti. Carriere studenti che significa? Significa non soltanto gli esami che andrete a fare con i docenti dei corsi di studio, del corso di studi, ma anche gestire la parte amministrativa per arrivare a fare appunto i vostri esami. Quindi i corsi vi sono già stati presentati. L'orario di sportello al pubblico, all'ufficio, alla sede proprio giù all'entrata dove avete fatto l'accoglienza con le colleghe dell'ufficio orientamento. In questo momento di ancora assestamento dalla pandemia, siamo aperti il martedì e il giovedì con appuntamento là, con, scusate, con appuntamenti in presenza, ma tramite l'applicazione UFIRST. Anche per i non iscritti ancora al corso di studi, gli appuntamenti si prendono sempre tramite questa app e abbiamo poi attivo lo sportello telefonico tutti i giorni dalle 12 alle 1, ma rispondiamo ovviamente alle mail seduta stante quando insomma ci vengono inviate, quindi noi siamo sempre reperibili nei 5 giorni lavorativi. I docenti vi hanno già fatto vedere i siti web dei corsi di studio, come dicevo stamattina, i vostri colleghi non avete tanto più l'interesse ad entrare nei siti web perché siete più abituati magari alle piattaforme dei social, ma i siti web dei corsi di studio sono molto importanti perché contengono le informazioni per gestire appunto la vostra carriera e il vostro percorso di studi, perché là dentro ci sono le informazioni che riguardano le modalità di iscrizione, ci sono le informazioni per le scelte dei piani di studio, le scadenze per l'iscrizione, ad esempio, ai test di autovalutazione di cui poi vi parlerò, vi hanno anche parlato anche in precedenza gli altri i presidenti dei comitati. Però ecco, visitate queste pagine web, di cui vi hanno già dato anche i professori gli indirizzi, perché già da lì trovate le informazioni che vi servono. Se non vi è chiaro qualcosa, scrivete appunto al nostro ufficio. Questi sono i menu che vi hanno fatto vedere, appunto, iscriversi. In questo menu qua ci sono le informazioni per procedere con l'immatricolazione. Immatricolazione 22-23 di Scienze Biologiche e Agribusiness, vi hanno già detto che sono delle procedure di iscrizione diretta, quindi in realtà non c'è un test, non c'è un concorso, non c'è una prova da superare, ma semplicemente vi iscrivete fino a che ci sono posti disponibili. La procedura online si conclude con il pagamento delle tasse di iscrizione, quindi una volta pagate le tasse di iscrizione siete effettivamente iscritti e potete venire a ottobre ad iniziare i corsi. Test di autovalutazione, anche queste ve l'hanno già parlato. L'unica cosa che forse non vi è stata detta, ma magari ecco, vi faccio fare attenzione io a questo, è che il test TOLC, che è un test di autovalutazione che serve solo per sapere quali sono le vostre conoscenze iniziali, gli obblighi formativi di cui vi parlava il professor Nepi sono soltanto in maniera molto specifica su agribusiness. E sulle scienze biologiche, sempre per la matematica, ma non ci sono grossi problemi, nel senso che gli obblighi formativi si sanano senza grossi problemi prima dell'inizio dei corsi. E una cosa che vi può interessare sul test TOLC è che la sezione di inglese, se fatta bene all'interno del test TOLC, vi permette, guardiamo se mi si apre la tabella, che l'altro giorno mi dava dei problemi. Eccolo qua. Forse sì, esatto. Allora, a seconda del punteggio che voi riuscirete ad avere nel test TOLC, verrete collocato in un percorso preciso con il centro linguistico. Se avete un punteggio soddisfacente, non ci sarà bisogno di fare un test di accesso.
non ci sarà bisogno di fare un test di accesso, ma semplicemente seguire i corsi per il livello B1. Se siete già in possesso invece del... Questo mi dici? Perché non mi ritorna la presentazione? Chiudo la tabella? Ho chiuso tutto. No, oh, aiuto. Come mai? Dove era scritto condividi? Lo sto già condividendo, allora ritorno alla slide. Quindi vi dicevo, con il punteggio di inglese, se siete già in possesso della certificazione di livello B1, che spero farete e avrete già fatto magari a scuola, potete direttamente trasmetterla al centro linguistico e non avrete necessità quindi di fare il test di inglese. L'idoneità di inglese. Manifesto degli studi e regolamento TAS. Questi sono i documenti che riportano tutte le informazioni per l'iscrizione. Una cosa che vi risulterà utile sarà questo strumento per il conteggio delle tasse universitarie, che è un simulatore. Con questo simulatore andando ad indicare, ora ho paura di cliccare la condivisione, andando a cliccare quindi sul simulatore, potrete, inserendo i vostri dati dell'ISEE, andare a vedere quanto sarà l'importo delle vostre tasse di iscrizione. Quindi il regolamento tasse contiene una tabella con tutte le varie fasce, ma sicuramente è molto più semplice per utilizzare, insomma, il simulatore. Ragazzi, io insomma. Quindi l'ISEE non deve essere presentato al nostro ufficio. Nella procedura online basta mettere un flag su dare il consenso, che viene dato appunto il consenso per l'INPS, affinché l'INPS appunto trasferisca nelle nostre banche dati il vostro ISEE, e quindi rilasciare semplicemente il consenso all'acquisizione. Se i dati dell'ISEE non sono disponibili al momento dell'iscrizione, potete successivamente fare l'ISEE e l'INPS lo caricherà successivamente. Questo, se avverrà dopo il 20 dicembre, dovremo procedere a farvi pagare un contributo di 30 euro, però cercate di averlo, insomma, al momento dell'iscrizione. Segreteria online. La segreteria online è lo strumento che userete per tutte le procedure che riguarderanno il vostro corso di studi, ovvero per l'iscrizione agli anni successivi, il pagamento delle tasse, l'iscrizione agli esami, guardare gli orari delle lezioni. Quindi tutto quello che vi servirà per il vostro corso di studi sarà presente sulla segreteria online. Il primo accesso lo farete al momento dell'immatricolazione, perché è da lì che si fa l'iscrizione, quindi, e imparerete praticamente già a conoscerla da subito come strumento. A chi rivolgersi? Allora, come dicevo stamattina anche a vostri colleghi, già voi avete avuto una panoramica di quelli che sono le persone che andrete a conoscere durante il percorso di studi, che saranno i vostri docenti, i presidenti dei comitati, gli studenti tutor, noi rappresentanti dell'ufficio, ma ci saranno anche degli uffici a cui potrete rivolgervi per delle pratiche specifiche. Per esempio l'ufficio orientamento, se volete fare gli studenti tutor come stanno facendo le vostre colleghe. Quindi dovrete partecipare a un bando e sulla base appunto dei risultati della graduatoria di questa selezione potrete diventare studenti tutor. L'ufficio relazioni internazionali per le pratiche relative all'Erasmus, il centro linguistico, vi ho detto, per le certificazioni di lingua inglese, l'ufficio placement e career services, con cui avrete contatti all'ultimo anno di corso, perché è a quel momento là che avrete il tirocinio, perché le attività di tirocinio, come vi diceva anche la professoressa Saponara, le potrete svolgere all'interno dei laboratori dell'università, ma le potrete svolgere anche presso aziende esterne, quindi in quel caso sarà necessario avere delle specifiche convenzioni. L'ufficio accoglienza disabili e disabili, scusate, DSA, per l'inclusione di tutti gli studenti nei corsi di studio, quindi è un ufficio che ha una grande importanza non solo per gli studenti che hanno disabilità, ma anche per gli studenti con disturbi dell'apprendimento, perché
fanno praticamente da thread union, da collegamento fra tra voi studenti e i docenti che vi dovranno appunto somministrare eventualmente delle misure compensative o dispensative quindi per facilitare anche i rapporti con le strutture universitarie, questo soprattutto insomma per gli studenti con disabilità. Quindi figure di riferimento ne abbiamo già parlato, gli studenti SUSO, i docenti SUSO, i presidenti e i membri dei comitati e docenti referenti come la professoressa Marchini per l'orientamento, il professor Fanciulli per il tutorato e la professoressa Saponara per il placement. Queste ultime slide sono giusto per parlarvi di quelle che sono altri servizi che vengono messi a disposizione, come ad esempio un'altra applicazione che si chiama Maio Siena, che è praticamente un concentrato di quella che è la segreteria online alla quale potrete accedere dal vostro PC. L'applicazione ha all'incirca le stesse caratteristiche, anche se non tutti i servizi possono essere fatti dall'app, ma sicuramente lezioni, esami e alcuni servizi di segreteria. Poi, questo sportello di ascolto e consulenza, che non è utile soltanto in una fase di orientamento iniziale, ma anche durante il percorso, una consulenza psicologica che vi può aiutare se durante il vostro percorso accademico avrete dei momenti di necessità. La posta elettronica istituzionale, quindi voi avrete un account con student.unisi.it e questa posta sarà quella da cui dovrete mandare le richieste di informazione alla segreteria studenti, proprio perché è la vostra, il vostro, rappresenta la vostra, come si dice, presenza, il vostro rapporto con l'università. Quindi è da qui che noi abbiamo la sicurezza che ci state scrivendo voi e non qualcun altro al posto vostro. L'e-learning, questa piattaforma online che negli ultimi 2 anni ha avuto un grandissimo sviluppo proprio perché ci siamo trovati costretti, anzi, si sono trovati costretti i vostri professori ad utilizzarla per le lezioni a distanza. Vi ho messo qua il bando delle attività retribuite anche a tempo parziale degli studenti, è un po' presto perché al primo anno magari non potrete neanche partecipare, ma dal secondo in poi potrete anche fare esperienze lavorative negli uffici e nei servizi dell'Ateneo, quindi questa una ovviamente è retribuito. E le ultime 2 cose che riguardano innanzitutto l'azienda regionale per il diritto allo studio, che è l'azienda che mette a disposizione borse di studio sia per gli alloggi che per la mensa e per i contributi universitari, quindi non è l'università che redige i bandi per le borse di studio, ma è l'azienda per il diritto allo studio. La stessa azienda che ha con noi il contatto per le mense universitarie, noi rilasciamo la carta dello studente, che è praticamente un badge elettronico con il quale potete andare a mensa in biblioteca, ma la gestione poi delle mense è a carico appunto del diritto allo studio. Non credo di averci nient'altro. Avete dei dubbi? No, nessuno. Nessuno. Solo quello di che cosa dovrò scegliere, cosa farò da grande, ma quello è un dubbio abbastanza. Va bene? Nessuna domanda? Di dove siete? Di quale scuola? Ok. Gli altri? Ah, perfetto. E sei interessato alle scienze biologiche, agribusiness? Agribusiness, perfetto, benissimo. Bene, sì, se ha fatto un percorso così, direi insomma. Quindi. Va bene, grazie a tutti. Daniela. Grazie a tutti e ci salutiamo. Grazie a tutti i relatori, grazie ai presenti e a chi ci ha seguito da casa. E alla prossima, e siamo sempre a disposizione per domande e quesiti vari. Grazie a tutti. Buona serata. Sì. Sì. Scusa. Sì, allora, scusa un attimo, intanto interrompiamo.